Siamo nell'ambasciata americana, questa è la mia sinistra, via Veneto, la via resa famosa in tutto il mondo dalla Dolce Vita, dai film di Fellini, frequentata dagli artisti. Ma una volta qua era un enorme parco, un bellissimo parco con tantissimi alberi, poi fu tutto raso al suolo e fu costruito questo palazzo. Buongiorno alla dottoressa Valeria Brunori. Buongiorno. Responsabile del patrimonio artistico e culturale dell'ambasciata americana. Allora, questo è il Palazzo Margherita. Sì, esatto, il palazzo che fu fatto costruire dal principe Rodolfo Boncompagni Ludovisi alla fine dell'Ottocento. Furono costretti a venderlo. Furono coinvolti nello scandalo della bancarotta della Banca Romana e quindi furono obbligati a cederlo alla Banca d'Italia. Nel 1900 Vittorio Emanuele III lo comprò per la mamma, Margherita di Savoia. E lei stessa, essendo una Savoia, figlia del duca di Genova, avendo sposato il cugino di primo grado, Umberto I, adottò lo stemma con le due croci. Perché era doppiamente Savoia. Era doppiamente Savoia. E poi si arriva allo stemma invece degli Stati Uniti d'America. Ora noi vediamo il cancello dell'ambasciata, fuori c'è via Veneto, invece qua dobbiamo immaginare un'enorme villa, bellissima. Esatto. Cosa troveremo dentro? Troveremo quello che resta di Villa Ludovisi, quindi la parte più importante di tutto il comprensorio, ancora la villa rinascimentale che è nascosta. È nascosta agli occhi degli italiani perché esatto. Non possono entrare all'ambasciata, invece andiamo a vederla. Intanto rubiamo immagini dell'ambasciata, abbiamo visto il ricordo di Ground Zero, questa naturalmente è la foto del presidente, questi? E tutti gli ambasciatori presso la Repubblica Italiana dal 1861 presso prima Regno e poi Repubblica ovviamente, sino ai giorni nostri. Sono due le bandiere, quella degli Stati Uniti d'America, questa cos'è? È la bandiera del Dipartimento di Stato. Ah, del Ministero degli Esteri. Esatto. Prego. Subito l'impatto con questa opera bellissima. Sì, è una Venere del Gian Bologna, la cosiddetta Venere Cesarini, un'opera famosissima, è l'unica sua opera a Roma, datata 1583. È proprio esemplificativa dello stile di Gian Bologna, che costruisce sull'idea della spirale tutte le sue opere, perché vengano viste, ammirate a 360 gradi. È vero, è in movimento. La capigliatura, che è proprio un esempio di grande virtuosismo artistico. Sì. Conserva proprio la lenzuola, il fazzoletto. Esattamente, anche il panneggio ancora è molto molto bello. Allora saliamo per lo scalone. Sì, saliamo per questo scalone che è proprio nello stile di Gaetano Koch e che appunto sfonda parte dell'antico casino Ludovisi, demolendone quasi metà. Qui invece ci troviamo davanti al ritratto della regina Margherita. Ah, era lei? È lei, sì. Ovviamente qui è molto più giovane di quando venne ad abitare nel palazzo. È stata raffigurata quando aveva 18 anni, aveva sposato Umberto I da un anno e aveva appena avuto il suo primo ed unico figlio, Vittorio Emanuele III di Savoia. Il matrimonio non fu molto felice, come si sa. Umberto I ebbe una relazione che durò tutta la vita con la contessa Eugenia Tendolo Bolognini Litta. Ma la regina, che era appunto, come disse Indro Montanelli, una vera e seria professionista del trono, mantenne il suo ruolo in maniera eccellente, nonostante tutto. Però lo sguardo è triste. Lo sguardo è melanconico, ebbene sì. Dottoressa, siamo davanti allo studio dell'ambasciatore, entro a salutarlo. Buongiorno ambasciatore Philips, grazie per l'ospitalità e per questo regalo ai telespettatori di La 7. Buongiorno Giovanni, welcome to the United States Embassy in Rome. Oh, thank you very much. You're welcome. Ambasciatore, ci sono le misure di sicurezza che uno si immagina vedendo i film di Hollywood, quindi porte automatiche che si chiudono, particolari misure, tunnel sotterranei? Beh, abbiamo dei tunnel segreti sotterranei che non saranno più segreti, se ne parla ancora. Sì, ne abbiamo. Siamo all'avanguardia, sia in termini di attrezzature, vetri antiproiettile, uscite di sicurezza, sia, cosa più importante, in termini di personale. Abbiamo molto personale di sicurezza sia dei Marines americani, ma anche della sicurezza italiana. Ma possiamo anche vedere la sala conferenze con cui vi collegate con la Casa Bianca, lo schermo dove appare Obama? No, no, non posso. Abbiamo una conference room ad alta sicurezza e un'area di sicurezza e non posso mostrarvela. In termini diplomatici, come si possono definire i rapporti tra Italia e Stati Uniti?
Sono straordinari. L'Italia è forse il più forte degli alleati che possiamo menzionare tra tutti gli altri paesi. L'Italia è stata un grande partner per le cose che abbiamo fatto fino ad oggi. La lotta contro l'ISIS e il terrorismo, l'Italia è sempre lì, al nostro fianco. Quindi sì, abbiamo rapporti eccellenti. Ambasciatore, questo studio è splendido. Una volta era una sala della regina Margherita. Sì, è vero. Era una sala concerti e sala da ballo. Ci si suonava musica e si ballava. È bellissima, straordinaria. Infatti, sa, la persona responsabile delle facilities in tutto il mondo per il Dipartimento di Stato mi ha detto: tu hai il più bel ufficio di tutto il sistema. E questo è l'ufficio. Allora, ambasciatore, grazie per la sua ospitalità. Noi continuiamo il nostro giro. Thank you very much. È un piacere. Allora, dottoressa, subito uscendo dall'ufficio dell'ambasciatore si arriva in questo splendido corridoio. È il corridoio del piano nobile del Palazzo Grande Boncompagni Ludovisi, quello appunto edificato alla fine dell'Ottocento dal principe Rodolfo. Ed è un ambiente ricchissimo in stile barocchetto umbertino, decorato da stucchi dipinti e dorati e dai trompe-l'œil di Giovanni Capranesi. Cos'è il trompe-l'œil? Il trompe-l'œil è una tecnica pittorica che imita, diciamo, il bassorilievo, quindi dà l'illusione delle tre dimensioni, quando invece la superficie è dipinta a due dimensioni. Questo è il colore originario? Sì, questo è un tassello di pulitura che mostra sia la qualità della foglia d'oro usata per decorare gli stucchi, che i colori che erano molto più chiari, e questo ci dà l'idea che l'ambiente era molto più luminoso. Sì. Questi però sono degli sportelli. Sì. Sono una copertura. Cosa abbiamo dietro? Esatto, coprono queste iscrizioni che sono l'unica testimonianza del periodo in cui il palazzo era sede della Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori, ovvero dal 1928. Le corporazioni, quindi la richiudiamo. E probabilmente è per senso dell'opportunità, quindi, che sì, sono state coperte. Essendo ambasciata americana, sì. Qua ce n'è un'altra. Sì. In questa invece si ricorda di quando il re conferì a Mussolini l'onorificenza della Gran Croce. Fu la Confederazione degli Agricoltori che vendette il palazzo agli Stati Uniti d'America il 3 agosto del 1946. E non da andiamo. Qua vediamo bene la facciata di Villa Ludovisi in tutto il suo splendore. Questa era la palazzina che era in mezzo a un parco bellissimo. È esattamente così. Coperta da Palazzo Margherita e dalle costruzioni successive. Sì, e oggi pochi sanno che esiste ancora la villa seicentesca Ludovisi. Questo è il primo ambiente della vecchia Villa Ludovisi. Colpisce subito il mix con il posto di lavoro, l'ambasciata americana. Qua abbiamo il busto del generale Grant. Sì, il generale Grant, che è stato il 18° presidente degli Stati Uniti d'America. E invece poi i lavori del vecchio Palazzo Ludovisi. Troviamo qui questi bellissimi, meravigliosi bassorilievi di epoca adrianea che fanno parte della collezione Ludovisi. Adrianea vuol dire l'imperatore Adriano, l'antica esatto. Roma. E cosa rappresenta? Paride e Denone di fronte alla città di Troia. Nei cataloghi ancora risultano elencati tra i marmi dispersi, ma per fortuna non lo sono, come possiamo vedere. Li abbiamo ritrovati. Ora dove entriamo? Entriamo nel cosiddetto salottino delle vedute, dove abbiamo quattro rappresentazioni dei giardini di Villa Ludovisi prima della distruzione. Ah, li possiamo vedere quindi, come erano? Sì, infatti per esempio vediamo quella è l'uccelliera, che era parte del giardino segreto di fronte alla facciata del palazzo. E qui per esempio vediamo un viale con questa statua, che è la Giunone Ludovisi, quella che oggi si trova al Museum of Fine Arts di Boston. E come sempre troviamo invece i tratti degli uffici dell'ambasciata. Noi qua riconosciamo la bandiera americana, abbiamo visto prima quella del Dipartimento di Stato, quali sono le altre? Ecco, qui abbiamo l'esercito. Ah, US Army. E poi i Marines, la Questa bandiera, è la bandiera dei Marines. Eccola qua. Poi abbiamo l'aeronautica e la marina militare. La US Navy. Dove entriamo? Ecco, entriamo nella cosiddetta sala dei servitori o sala del baldacchino, che era l'ambiente in cui gli ospiti venivano ricevuti attendendo di essere introdotti presso i padroni di casa. E la decorazione fu congegnata per impressionare il visitatore. Per farti capire l'importanza della famiglia. Perché sono tutti stemmi? Sono tutti stemmi delle famiglie
che si unirono con i Boncompagni dandone la discendenza. Dai marescalchi del Cinquecento, i Bargellini, gli Sforza, gli Zapata, i Ruffo, i Chigi, gli Sforza Cesarini, gli Odescalchi, i Massimo e i Borghese. Invece in basso vediamo le foto di tutti gli ambasciatori presso il Regno e poi la Repubblica Italiana. I tempi passano, ma l'intenzione di impressionare rimane. E sul soffitto un bellissimo dipinto. Sì, un'opera molto interessante, molto particolare, legata alla storia del suo committente, il Monsignor Pietro Gabrielli. Il Monsignore venne accusato di eresia dalla Santa Inquisizione a causa dei suoi interessi intellettuali che erano considerati troppo moderni. Si interessava infatti dell'alchimia, intesa però come mezzo di ricerca spirituale connessa all'arte, alla scienza e alla teologia. L'ultima opera che commissiona nel tentativo di redimersi, di riscattarsi. E cosa rappresenta praticamente l'opera? Rappresenta Monsignor Pietro Gabrielli raffigurato nelle vesti del giovane guerriero dormiente nella fase della mors filosofica, che è quella che precede la rinascita spirituale. Cerca di far capire che il suo era un interesse, proprio un amore per la conoscenza, e che questo amore per la conoscenza avrebbe portato semplicemente a conoscere meglio Dio. Dottoressa, dove stiamo andando? Adesso vi porto a vedere uno dei posti più misteriosi e affascinanti di tutta l'ambasciata, il vero segreto di questo luogo. Siamo in una cantina, praticamente. Beh, siamo nell'officina. Sì, è un'officina proprio. Officina dell'ambasciata. Però qui abbiamo il luogo più misterioso e più nascosto di tutti. Cosa c'è qua? Questo è uno dei frammenti rimasti degli Orti Sallustiani, l'antica residenza degli imperatori. Questo è un vero regalo per i nostri telespettatori, immagino non sia facilissimo vederlo. Ci sono delle problematiche di conservazione che non lo rendono proprio visitabile. Cos'erano gli Orti Sallustiani? Erano la residenza estiva degli imperatori tra il primo secolo e il quinto secolo, quando furono distrutti dalle invasioni dei Visigoti. E il criptoportico è una delle poche strutture ancora integre. Cos'è un criptoportico? Un criptoportico è un corridoio sotterraneo che serviva per passare da una parte all'altra dei giardini, soprattutto d'estate, quando faceva molto caldo. Ci sono pure delle incisioni. Sì, ci sono molte incisioni che sono molto interessanti perché ci raccontano della frequentazione degli Orti Sallustiani dopo il V secolo. Ad esempio? Ad esempio questo chirò, che è il simbolo dei primi cristiani, la croce monogrammatica di Cristo formata dalle due iniziali del nome di Cristo. In lettere greche. Ma chi li faceva questi graffiti? Ma si sospetta in questo caso che possano essere stati fatti dai membri, gli elementi dello staff degli Orti Sallustiani, per così dire. Ah, i lavoranti. Diciamo così, probabilmente, immaginiamo, forse anche in funzione apotropaica. Cioè per portare fortuna. Sì, esattamente. Queste immagini cosa raffigurano? Questi sono tutti elementi decorativi che richiamano un po' l'idea dell'estate. Per esempio il Pegaso, il cavallo alato che trainava il carro del sole verso l'alto. Dottoressa, riassumendo, siamo negli Orti Sallustiani, la residenza dell'imperatore, nell'antica Roma. Sopra di noi la villa rinascimentale e anche l'ambasciata americana, quindi tutto il tempo legato nello stesso luogo. È giusto, esatto, proprio così. Io la ringrazio per questa splendida visita, per aver accettato di aversi fatto da guida. Grazie a voi.